Solo a fine luglio Nando Colelli era tranquillo e scanzonato davanti ai flash. Si divertiva per feste e party mondani, ma nel suo cuore c'era, a detta sua, una sola donna, Nicole Limonta. E ho trovato l'amore! Dopo pochi giorni che sono uscito, l'ho conosciuta allo stadio, poi dopo siamo frequentati, mo è passati 6 mesi che ci sto con lei, mi trovo molto bene, ritornato almeno male che lei sta con me, che si trova pure bene con me. Per tutti i casini che ho fatto era difficile trovare una ragazza, però meno male che lei è contenta di stare con me. Era rimasto stregato, parole sue. Perché mi ha colpito, perché è una ragazza semplice, tranquilla, che se vuole fa pure bene, se vuole amare. E lei mi ha colpito questa cosa, poi è tanto tranquilla la ragazza, sì. Nicole non era proprio sicura della fedeltà di Nando, però. È molto gelosa, c'ho paura che quando vado alle feste faccio un po' di danni, però deve stare tranquilla, perché ormai c'ho lei si è finita. Pare che si è finita di me. Però io sto sempre tranquillo, pure a ste feste mi diverto, pure se vado da solo. Il Geffino rassicurava tutti, accanto a Limonta era un uomo nuovo. Ti ho messa la testa a posto, penso che stava con lei. Ma nel giro di poco tempo le cose possono cambiare. Nando è volato a Venezia per la mostra del cinema. Inusuale, certo, ma voleva vedere i famosi veri, non quelli da reality. Sono un po' in vacanza da solo con gli amici, con un altro del GF, e siamo venuti qui, hanno ospitato a casa a vedere un po' la mostra del cinema. Vediamo come la prima volta che vengo, in tanti anni che si fa la mostra del cinema, la prima volta che vengo volevo vedere un po' di personaggi del mondo della televisione, del cinema. E udite udite, ha lasciato l'amore a casa, o sarebbe meglio dire l'ha abbandonato. No, non c'è più. Cioè, non c'è più. Da pochi giorni che ci siamo lasciati, siamo 15 giorni. Però vediamo, stiamo lì, non si sa se rimettiamo insieme, non si sa.